Parliamo con il coach di Crema, Vittorio Verderio. Allora, nuova stagione dopo la buona stagione dell'anno scorso, con che obiettivo si riparte e con che spirito? Sicuramente lo spirito è molto buono, cerchiamo di fare meglio dell'anno scorso. L'anno scorso siamo arrivati terzi a pari punti con la seconda, molto anche per demerito nostro, perché secondo me avremmo potuto fare di più. Quest'anno pensiamo di aver completato l'organico in maniera importante, sia per quanto riguarda il sestetto sia per quanto riguarda la panchina. Abbiamo avuto la fortuna di poter prendere alcuni giocatori di esperienza come Andrea Cerbo, perché per sfortuna sua la società con la quale aveva vinto la B2 si è sciolta e siamo stati fortunati da questo punto di vista, per cui chiaramente le aspettative sono un pochino superiori a quelle dell'anno scorso, dove si trattava comunque di fare un buon campionato. Vedremo, chiaramente non c'è niente di matematico, non è che abbiamo fatto un buon campionato, adesso abbiamo preso qualche giocatore e sicuramente faremo meglio, però le prospettive ci sono. I ragazzi mi hanno già fatto vedere in questi pochi giorni di allenamento che i numeri ci sono per poter fare qualcosa di importante, vedremo. Sei soddisfatto quindi della rosa allestita e gli obiettivi sono di stare in alto o vincere il campionato dichiaratamente? Sono assolutamente soddisfatto della rosa che la società mi ha messo a disposizione, facendo anche un bello sforzo. Altresì ero parecchio soddisfatto anche l'anno scorso, in modo diverso, c'erano giocatori diversi magari da scoprire un po' di più, ma comunque tutti i giocatori che sono passati di qua l'anno scorso hanno dato un grosso contributo e li ringrazio proprio infinitamente. Quest'anno sì, bisogna, l'obiettivo è quello di stare in alto, di stare almeno nelle prime tre. Speriamo di non essere smentiti alla prima occasione, perché poi dopo, quando giocheranno contro di noi, sicuramente daranno tutti il 100%. Altro particolare da non sottovalutare è che le squadre del nostro girone purtroppo si conoscono poco, ne sono cambiate 10 su 14 e di queste 10 si sa veramente poco, per cui strada facendo si scoprirà il reale livello della B2 di quest'anno. Ecco, quindi mi hai anticipato l'ultima domanda, hai già dato un'occhiata alle avversarie, mi stai dicendo che è un campionato che è un po' un punto di domanda? È un punto di domanda, sicuro. Adesso la prima di campionato la giochiamo contro Gorgonzola, che abbiamo ripetutamente incontrato l'anno scorso e ci hanno anche battuto in casa nostra, tra l'altro. Hanno cambiato anche loro qualcosa. Questa è una delle avversarie che conosco. Costa Volpino è sicuramente un'ottima squadra che si è rinforzata anche con giocatori di Chiari che si è sciolta. Le emiliane, le tre modenesi, Parma sono un pochino un'incognita, così come le venete, a parte Castelnuovo che già era nel nostro girone, Vicenza e Avesani Verona sono abbastanza un'incognita. Scopriremo tutto strada facendo, davvero.